Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a caccia di dividendi. Ormai sapete benissimo qual è il mio obiettivo, quello del ritiro anticipato. Ne ho parlato anche nel mio romanzo Pensionato a 50 anni, che trovate se volete su Amazon in formato cartaceo e in formato digitale. E ogni tanto analizzo anche alcuni portafogli che voi mi sottoponete. Chiaramente lo dico sempre, non sono nessuno per dire questo va bene o questo va male, do semplicemente il mio punto di vista. Penso che sia utile per tutti avere questo scambio di opinioni, anche perché nei commenti spesso saltano fuori opinioni veramente molto molto interessanti. E a volte mi metto un pochino in gioco, mi vengono anche dei dubbi. Come sapete ho un portafoglio molto ampio come numero di strumenti, e Manuel, diciamo, mi ha un pochino fatto pensare, mi ha mandato il suo portafoglio chiedendo di analizzarlo, di portarlo sul canale. Lo faccio ben volentieri perché è un grande esempio, secondo me, di un portafoglio ben diversificato e con semplicità. Chiaramente non saranno tutti d'accordo, la perfezione non esiste, però in questo caso siamo davanti a qualcosa di molto interessante, secondo me. Manuel mi dice che il suo portafoglio è diversificato in questo modo: 19% immobile fisico messo a rendita con un affitto, e qui non entro in merito perché non sono assolutamente un esperto di immobiliare, poi 29% su azionario mondiale attraverso l'ETF VWRL, e li andremo poi ad analizzare questi ETF, 8% ciascuno un fondo pensione, un BTP al 4% 2037, e 8% anche per un aggregate bond hedge, quindi con il cambio coperto AGGH, 6% ciascuno per ETF VHYL, un azionario high dividend, penso che molti di voi lo conosca, e l'ho portato varie volte anche sul canale, 6% anche per IHYG, è un obbligazionario high yield in euro, e 6% per IEMB, un obbligazionario sui mercati emergenti in valuta forte, quindi in dollaro. Poi 8% su un certificato di deposito con scadenza 12 mesi circa. Per chi non lo conoscesse, il certificato di deposito non è utilizzato con molta frequenza, possiamo dire è una specie di conto di deposito alla fine, solitamente non svincolabile, e 2% in cash. Direi, se ho calcolato bene il valore dell'immobile fisico messo a rendita, il cash è comunque una buona quantità per far fronte a eventuali imprevisti che possono accadere e magari per cogliere anche alcune opportunità di mercato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che è un portafoglio noioso, ma che potrebbe dare belle soddisfazioni. Simbolo della noia, questa scimmietta che si sta un pochino addormentando. Parlavamo degli ETF, quindi con VWRL li andiamo a vedere abbastanza velocemente, non li analizziamo tutti a fondo, però è un ETF all world, quindi replica i titoli azionari dei paesi sviluppati e anche di quelli emergenti, di tutto il mondo. È a distribuzione, i dividendi arrivano trimestralmente, è un Vanguard, costo molto contenuto, uno 0,22% annuo, è in dollari, replica fisica, campionamento ottimizzato, dimensione del fondo enorme, esiste da oltre 10 anni. Ovviamente ai primi posti non possono mancare le big americane: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Exxon, Nvidia e via via dicendo tutte le altre, in ordine per capitalizzazione. Pensate che ci sono 3.720 azioni dentro un solo ETF. Esiste anche la Cina, che solitamente non c'è negli ETF World, ma qui è un All World, quindi un pochino diverso. La fa da padrona l'informatica, ovviamente, con Apple, Microsoft, eccetera. La performance, dividendi esclusi, di questo ETF in 10 anni ha fatto un più 150%, quindi chiaramente segue l'andamento dell'economia mondiale in crescita, tra alti e bassi, ma in crescita. Il dividendo non è altissimo, è un 2% circa su base annua, ma è bello vedere come sia sostanzialmente raddoppiato in 10 anni. Quindi, diciamo, chi avesse acquistato 10 anni fa, oltre ad aver visto un più 150%, ovvero il capitale che si è raddoppiato, più che raddoppiato, diciamo due volte e mezzo è aumentato,
ha avuto anche un aumento del dividendo graduale nel tempo e con il prezzo di carico di 10 anni fa adesso avrebbe un yield on cost del 4% circa. Per quanto riguarda il BTP, diciamo che è una scadenza molto lunga, febbraio 2037. Secondo me è uno di quei BTP da buy and hold. Adesso non so il prezzo a cui è stato acquistato, nel momento in cui sto facendo il video gira attorno a 98 come prezzo, può essere usato anche a scopi speculativi eventualmente, ma nel frattempo si incassa una cedola abbastanza corposa del 4%, mi pare corretto non sovraesporsi oltre l'8% su un singolo emittente, anche se è lo Stato italiano. La volatilità può essere alta di questo BTP, potrebbe scendere ulteriormente, ma potrebbe anche risalire. Pensate che circa 2-3 anni fa quotava attorno a 144, quindi ha avuto un calo veramente molto importante di oltre il 30%. Andando all'ETF, AGGH è un iShare Global Aggregate Bond, quindi copre un pochino tutto il mondo, quindi obbligazioni emesse dai mercati emergenti e dai mercati sviluppati, sono tutte investment grade, c'è la copertura valutaria in euro. Ecco, io do la mia opinione molto personale, la copertura non mi piace, anche io ho acquistato ETF con copertura, se tornassi indietro ci penserei due volte a farlo, andremo anche a vedere qualcosa, non ho capito bene perché è stato scelto l'ETF ad accumulazione e non a distribuzione. Questi possono essere ragionamenti molto personali, però essendo un canale che tratta di dividendi in particolar modo, ovviamente dico perché no quello a distribuzione, la copertura valutaria, l'andiamo a vedere adesso, ha un costo importante. In questi 3-5 anni circa di vita, l'ETF, non avendo distribuito dividendi, ha avuto una perdita secca di circa il 10%, lo andiamo a confrontare con il suo gemello a distribuzione e senza copertura del cambio. Possiamo vedere come, ad esclusione di rari momenti, inizio 2018 e fine 2020 circa, l'ETF a distribuzione, ma potremmo vedere anche quello di accumulazione, è uguale, ma soprattutto l'ETF senza la copertura del cambio, comunque ha avuto un rendimento mediamente decisamente superiore. Infatti nell'arco di 5 anni andiamo da un meno 7-8% circa di quello edgiato che è nel portafoglio di Manuel a un più 5% a quello con il cambio aperto. Ovviamente questo in virtù sia del dollaro che si è comunque rafforzato, ma anche dei minori costi della copertura. Andiamo a vedere velocemente il Vanguard All World High Dividend, un ETF che è presente anche nel mio portafoglio, una dimensione del fondo molto elevata, 3 miliardi di dollari, replica l'azionario globale ad elevato rendimento da dividendi. Mi piace molto, 1800 partecipazioni, tra le prime ExxonMobil, Johnson & Johnson, JP Morgan, Chevron, Procter & Gamble, Home Depot, Nestlé, Merck, AbbVie, Pfizer, insomma tantissime azioni con dividendi alti, sostenibili nel tempo, molti di questi sono anche delle dividend aristocrats, la fa da padrone negli Stati Uniti con il 42%, sovraesposizione per la finanza con quasi un quarto del portafoglio esposto a questo settore. Il contributo dei dividendi, lo possiamo vedere qui, è abbastanza alto rispetto al rendimento totale dell'ETF in questo momento. Comprandolo a questi prezzi, l'ETF ha un rendimento da dividendo del 3,34%, ovviamente ricordo sempre la tassazione del 26%, la tassazione estera è già compresa nella quota dell'ETF. Per quanto riguarda i dividendi, sono trimestrali e anche questi sono in crescita. Non sono cresciuti così tanto come l'All World, ma sono comunque cresciuti. Dal 2014 ad oggi la crescita tendenziale mi sembra mediamente almeno attorno al 50% circa. Andiamo a vedere rapidamente anche l'iShares High Yield Corporate Bond, investe in obbligazioni societarie in euro con rating
junk, possiamo dire, sub investment grade, quindi spazzatura potremmo chiamarle, ma non sono proprio tutte spazzatura. Adesso magari andiamo a vedere un'occhiata abbastanza veloce. Dimensioni del fondo molto ampie, oltre 4 miliardi di dollari, di euro, è presente anche nel mio portafoglio, ma questo non vuol dire niente. E l'andamento com'è? Sostanzialmente in un range ben definito di prezzo, non potrebbe essere altrimenti. Si tratta di un ETF obbligazionario, dividendi esclusi, come in questo grafico non ci può essere una crescita particolare del prezzo. Il rendimento alla scadenza medio ponderato si avvicina all'8%, la cedola media ponderata si avvicina al 4%, la duration è molto contenuta, 2,85 anni, quasi 3 anni. Sono andato sul sito dei shares perché sul sito di Just ETF c'erano dei dati che non mi piacevano, non mi convincevano. Sempre fare un passaggio sul sito dell'emittente. Quindi attenzione, vedendo il rendimento alla scadenza medio ponderato, se non ci sono fallimenti, il rendimento che incorpora questo ETF è particolarmente elevato. Quali sono le holding, i principali emittenti delle obbligazioni presenti in questo ETF? Abbiamo l'Orca Telecom, che sinceramente non la conosco benissimo. Poi abbiamo nomi più famosi come ThyssenKrupp, Intesa San Paolo, abbiamo Teva Pharmaceutical, Telecom Italia, Ford e Grifols. Insomma, emittenti magari non solidissimi come Telecom, però tuttavia una piccola porzione in questo ETF ci può comunque stare, perché comunque l'ETF investe in high yield corporate bond e i rendimenti sono chiaramente elevati. Alcuni altri emittenti, andiamo a vedere, c'è Organon Finance, abbiamo Douglas, abbiamo Faurecia, se si pronuncia così, comunque è nata, è un'azienda diciamo del settore automobilistico, produce componenti automobilistiche ed è francese, abbiamo Altis France, abbiamo Banco de Sabadell e abbiamo Iliad. Bombardati dalla pubblicità, credo che tutti conoscano Iliad. Andiamo a vedere anche YEMB, un ETF che investe sulle obbligazioni dei mercati emergenti, può essere utile per cercare di aumentare il dividend yield, quota vicino ai minimi, le obbligazioni sono espresse in dollari, il dividendo è mensile, lo possiamo vedere qui, il rendimento attuale supera il 5%, quindi sicuramente dà un bel aiuto alla crescita. Quali sono i paesi più rappresentati? Messico, Arabia Saudita, Indonesia, Turchia e Emirati Arabi Uniti, tutti con un 5%, poi Qatar, Cina, Filippine, Oman, Brasile, Cina, Repubblica Dominicana e via tutte le altre. Non c'è la Russia. Penso che questo possa essere interessante per tutti voi. Qui c'è anche il grafico, lo potete vedere sul sito di iShares, con una bella piantina geografica, e potete andarvi a vedere le esposizioni. C'è anche il Sudafrica. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Abbiamo visto quindi un portafoglio molto semplice, quello di Manuel, molto diversificato. Come ho detto, forse quell'ETF sulle obbligazioni ad accumulazione e a cambio coperto, magari ci si potrebbe fare un pensierino se effettivamente è utile in un portafoglio da dividendi, ma magari Manuel avrà altri obiettivi e potrà dircelo nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like, iscrivetevi a Investire in Borsa a caccia di dividendi per non perdervi i prossimi video, aspetto i vostri commenti in merito, un saluto a tutti, a presto da Lorenzo e ciao!